Amici di ElectroNew, in questo video vi mostreremo cos'è e come funziona un cercafase. Quando ci si approccia ad un lavoro elettrico di qualsiasi tipo, dalla sostituzione di un interruttore all'installazione di una presa, è fondamentale distinguere correttamente i cavi da collegare. Purtroppo, infatti, non è così scontato che chi ha messo in opera l'impianto abbia rispettato i colori convenzionali: marrone per la fase, azzurro per il neutro e giallo e verde per la messa a terra. In qualsiasi impianto, infatti, ogni dispositivo a corrente è alimentato da fase e neutro. Proprio per questo, nei nostri video a tema materiale elettrico, spesso suggeriamo di utilizzare il cercafase per individuare appunto la fase ed evitare problemi di qualsiasi genere. In questo video utilizzeremo un cercafase a contatto, ovvero un cacciavite col manico trasparente nel quale è posizionata una lampadina a neon che segnala per l'appunto la presenza di una fase. Un'estremità del circuito sarà collegata alla punta del cacciavite, mentre l'altra ha una piastrina metallica presente sul manico. Per utilizzare il cercafase è necessario tenere un dito sulla piastrina e toccare con la punta dello strumento i cavi o i morsetti da verificare. Il cercafase, dunque, risulta particolarmente utile per individuare la fase di interruttori, prese e cassette di derivazione. Nel caso dell'interruttore, individuare correttamente i cavi collegati è ancora più importante. Smontando l'interruttore, infatti, noi per comodità stiamo utilizzando un interruttore da banco, troveremo due morsetti. In questo caso i due morsetti non sono collegati fase e neutro, ma fase e ritorno di lampada, ovvero la fase che dall'interruttore va al punto luce. La fase invece è la porzione di cavo che arriva all'interruttore dalla cassetta di ispezione e quindi dall'impianto. Siccome la funzione principale dell'interruttore è, per l'appunto, proprio quella di interrompere il collegamento tra fase e ritorno di lampada, se l'interruttore è acceso, il cercafase si attiverà su entrambi i morsetti, sia sul morsetto di fase che su quello del ritorno di lampada. Per individuare la fase, quindi, l'interruttore deve essere necessariamente spento. Posiamo nuovamente il cercafase sulle viti dei morsetti. Un morsetto attiverà la lampadina a LED del cercafase e l'altro no. Così facendo, quindi, abbiamo individuato la fase ed il ritorno di lampada dell'interruttore. Per le scatole di derivazione va fatto un discorso diverso, perché contengono sia cavi di fase che cavi di neutro. Noi, per simulare i fasci di cavi e le derivazioni presenti nelle cassette di ispezione, abbiamo utilizzato dei morsetti 4box. In questo caso, per distinguere i cavi, basterà posizionare la punta del cercafase sulle viti dei morsetti. La lampadina si illuminerà sul morsetto che collega i cavi marroni e resterà spenta sul morsetto di neutro. Infine, qualora dovessimo avere la necessità di capire quale dei due cavi che alimentano una lampadina è quello di fase, basterà smontare il portalampada per accedere ai morsetti. Dopo aver acceso l'interruttore che attiva la lampadina, poggiamo il cercafase sui morsetti per individuare prima il ritorno di lampada, che attiverà la lampadina a LED del cercafase, e poi il neutro. Per ora è tutto, amici di ElectroNew. Vi diamo appuntamento sul nostro canale YouTube per scoprire contenuti sempre nuovi sul materiale elettrico e la termoidraulica.